Il racconto di oggi vi porterà lontano dalle solite spiagge e dalle scogliere per scoprire insieme luoghi immersi nel verde e nella natura. Il viaggio inizia insieme a mio fratello su una strada tra le campagne della Sardegna. Oggi sono con il mio fratellone, anzi fratellino. Quello uscito meglio. C'ha la barbona. E stiamo andando in esplorazione. E vediamo che succede. Ah, mio fratello non è bravo a pesca, è solo bravo a suonare. Farà anche le musiche di questo video, spero. Le farò. Piano, già c'è gente, porca miseria. Ah no. C'era. Eccoci, l'acqua è altissima, porca miseria. Gli alberi stanno praticamente sommersi. Purtroppo però c'è un sacco di vento. Dobbiamo trovare un posto col vento alle spalle, se no non peschiamo. Matteo? Dai, ci passiamo, non ti preoccupare. Matteo? Un po' altina l'erba. Oh, sì, no. Vai. Eccole, guarda. Le vedo. Le vedi le carpe? Sono carpe quindi? Eh sì. O black? Sono carpe, metti le altre. Vedi che stanno in frega, guarda. E così, appena arrivati, il lago ci riserva subito una fantastica sorpresa. È pieno di pesci. E io però ho una sorpresa per mio fratello. Ti ho comprato un paio di stivaloni. Oh mio Dio. Vai. Mettiteli. Dobbiamo andare a pescare le sirene a piedi? Sì. Che goduria. Ma che belli occhiali che hai! Me l'ha dati uno che conosco. Lo conosci? L'hai visto Blade? Sembro il protagonista di Blade. Cominciamo con la pasturona, eh? Questa qui è, penso, da Colmich, proprio per le carpe dorate, ma che non ci sono qui. Per prima cosa preparo la pastura, prendo un po' di acqua del lago, giusta, e poi la mischio con la pastura. Voi mettetene un po' di meno e utilizzate una bottiglia, perché è più semplice. Facciamo le pallettine così. Ma me la mangerei, eh? Poi profuma, eh? Ho portato un sacco di roba. Battellino per la pesca subacquea che ci servirà da reggi pastura. Sperando che non cada. Ancora downforce per ancorare il battellino. Abbiamo ovviamente la nostra esca, il mais, non facciamo vedere la marcona. Poi c'è il cappello della GoPro, sembra c'è un incudine in testa. Sì, esatto. Mini coltellino. Ci siamo, ragazzo? Allora, aspetta, cosa mi importa? Le canne da pesca. Allora, due strategie di pesca col galleggiante bolognese dura e mio fratello invece una sorta di feeder fondo, chiamiamolo così. Dai, vediamo, fa queste formine che lui gli piace giocare col pongo, quindi magari coglione. Sei un assassino. L'ho portato apposta. Allora, cominciamo, proveremo qui, qui dietro c'è questa casona abbandonata. E ci mettiamo nell'acqua bassa. Vediamo se c'è qualcosa. Se no poi ci spostiamo. Le carpe si vedono. Poi vediamo se c'è il mostro del lago. Il re. E cominciamo ad entrare nell'acqua proprio dove c'è la casa abbandonata. Le carpe si vedono. Però l'acqua sembra essere davvero molto bassa. E probabilmente sarà difficile pescare. Ma noi ci proviamo lo stesso. Tuttavia il fondo è pieno di arbusti ed è impossibile pescare perché incagliamo ad ogni lancio e quindi decidiamo di spostarci. Molto caruccio qua, che dici? È giusto qualche minuto per preparare le canne e il lago ci regala subito la seconda sorpresa. Sarola, mangiamo subito! Bene ragazzi! Sei Lorenzide? Aspetta, ci sono, è solo che in quest'acqua melmosa è difficilissimo fare qualsiasi cosa. Vai. È bella incavolata la ragazza. Allungalo. Capito quanto è così? La pesco direttamente. Portala qui. Aspetta, falla stancare. Vai. Che cazzo sto facendo? Sto suonando. Vabbè, dai. Uno è lo spasticone. Eccola. Io qua ho suonato non solo di Vivaldi con la mia canna da pesca.
Guarda che bella. Chi hai detto? 1-0 ragazzo, eh? Poi mano mia sembra molto piccola. Tu da me mi hai dato. Nella NASA, ma chissà dove arriva la NASA, arriva di uno. Beh, ti sta piacendo? Sì, a parte che sembra sta sulla su Venere, però sì, fa fresco, vero? Freschissimo, proprio. Però è bellissimo, siamo in un posto incredibile. Hanno mangiato subito. E ora però, secondo me, questa canna la dobbiamo sparare nell'iperuranio. Anch'io, sono curioso di vedere che c'è al centro del lago. Vai, recupera. No. Ma visto che oggi la giornata è per divertirsi, do la canna a mio fratello e gli spiego come pescare la sua prima carpa. All'inizio i risultati tardano però ad arrivare. No! Non so se è una carpa, non si muove. No, ma non è una carpa. Scusa, eh. Mentre il fratello pesca, mi è salita la garona. Ho deciso di trasformare anche l'altra canna, che non lo è, in una bolognese. Perché mangiano un po' più così, invece col vento poi è un casino, pesca con due canne e poi vogliamo pescare tutti e due. Oh, dottor, eccolo, eccolo, in diretta. Bravo ragazzo. Con calma, stanca. Piano che si può rompere, piano, dai un po' di... No! Tirano. Ma sei una pippa? Lo so che sono una pippa, non c'è bisogno. Pippone. È divertentissimo, ma... è difficilissimo non farle finire sotto gli alberi, perché so, una volta che finiscono là e poi tirano, è divertentissimo. Cosa hai imparato a innescare? Dai, può andare. Decente? Decente. Promosso? Mi ci metti? Tanto te raggiungo, non te credo. E beh, io sto fermo perché sto sempre a modificare. Ti sta mangiando di nuovo? Sta mangiando di nuovo, spero non sia nuovamente lo scoglio ogni volta. Secondo me sì, è lo scoglio che ti aspetto. Pure secondo me, vediamo. No. Piano. Bravo, piano. Non la devi tirare, devi solo dargli l'inclinazione. Sì, ma tu via quel cazzo. Ho capito. Non è che... devi... canna più a sinistra, un po' più a sinistra. Puoi muoverti, Dai, sarò velocissimo. Quando decide di andare dalla parte sua, non la fermi, No. Oh, bastarda. Dai cretino. Sì. Lo vuoi riprendere poi? Bel pesciotto, eh? Sì. Allora, lasciami il filo per favore. Con grande dolore e fatica ho trasformato anche l'altra canna da feeder, diciamo, in una bolognese per divertirci, perché la pesca deve essere divertimento. Io lo so che i più tecnici inorridiranno davanti a questa cosa, ma noi ci dobbiamo divertire. Però mio fratello sta cercando di lanciare, non ci riesce. E poi il suo galleggiante non va più giù, non vanno più giù, ci sono spaventate. Scusa, cosa cacchio che è sta roba? Ho provato a fare un tiretto, ma... facci vedere il lancione. Attenzione! Già molto meglio. È molto meglio. Nonostante il vento e gli alberi, riusciamo a pescare in un angolino abbastanza stretto e pericoloso. Ma la parte più difficile non è tanto quella di pescare, quanto di mettere i pesci nel retino. Vedi, soprattutto per Lorenzo. Vedi la canna di qua. Vedi? Lunga tutto, lungo 6 metri. Leo, a te. Sei proprio... ci credo, LeBron James. Chi è LeBron James? Come gioca a basket. Fermati. Falla sfogare. Un po' dentro la nassa direttamente. Sei una pippa. Questo cazzo di cose è lungo 900 metri. Oh, signore. Allora, mi perdoneranno i tuoi spettatori, ma io sono veramente scarso. Guarda che bello. Anche che pazienza che hai. Guarda che bellissimo. Raga, mi sto divertendo come un pazzo. A parte la GoPro che mi sta scavando un tunnel nel cervello. 2-1, 2-1. Bastardo. Comunque sei molto bravo col guadino, vedo. Comunque, guarda, è quasi più difficile metterle nel guadino col guadino che con la canna. Ve lo assicuro. Poi con leggera pressione, poi. Qui è la mia. Allora, la montatura per divertirsi è semplicissima. Come vedete,
un galleggiante bello grande, questo è da 6 grammi, vistoso così, sperando che si veda nel video, ma diciamo si può utilizzare anche un galleggiante più leggero qui. Torpilla con 4-5 pallini proprio per tenere preciso il galleggiante. Dopodiché un finale di una trentina di centimetri, ametto misura numero 8, semplicissimo mais, così. Proprio una montatura per divertirsi, e poi probabilmente sono montature molto più tecniche, ma noi stiamo divertendo, è quello che conta. Vai, ogni 5 minuti diamo un lancino di pastura. Guarda, in mezzo, in mezzo. Madonna, un tirone. Ora la difficoltà vera qual è? Che noi in mezzo a questi alberi, che sono le cime, queste sarebbero le cime degli alberi, voi non ve ne accorgete ma lo sono, e praticamente come le prendiamo le si vanno a infilare da tutte le parti. Quindi appena le ferriamo, loro ovviamente vanno prima nell'albero di destra, poi nella cima dell'albero di sinistra, e poi vengono qui e si vogliono infilare in questa cima dell'albero. Che non rende semplicissima l'operazione. Assolutamente. Vero dottore? Cosa ne pensa? Io ne ho perse 50 per colpa di questa cosa. E io nessuna. Vedo l'ora di levarmi questo cappello, ragazzi. Io me lo so tolto. Eccolo. Aspetta che vado in Francia. Vedi come faccio io con la canna così? Si sta ficca sotto terra. C'è che è comunque un macello, pesca qua in mezzo. Vediamo mo se riesce. Attenzione, questa me l'ha aperta. E questa è la troiaccia. Aspetta che mo viene direttamente. Ho preso due rami, già l'ho sentito. Ecco. James, new steward. Aspetta. Vai. Apri l'archetto. Ecco. Apriamo gli archetti. Questa è più bellina, eh? Questa è più grande, sì. Dottore, sta rosicando? No, sto capendo. Carpisco informazioni da lei. Dalle carpe. Vabbè, liberala e mettila dentro la massa. No, vedi che non vuole. Dai. No. Che dai. Sulle mie mani magari si vede meglio. 3 a 1. Valor. Però... io quasi 3 a 2, eh. Prima non sei stato tu che con retino. Questo qua. Fai una ripresa del retino che tocca andarlo a prendere l'altra sponda del lago. Ecco, grazie. Si può usare anche chiuso. Lo so, ma è più difficile. Paradossalmente, aspetta. Riprendimi? Vai? Ti sto riprendendo. Devi andare in Corsica a Pier Coso. Casino. Dove stai? Qui. Come mi hai detto tu? Dai, tieni la canna da una parte. Io sto... No! Ho capito! Comunque sono sfigato. Cioè, ammetti che sono che un po' sfigato. Che tiri come un assassino, tiri. Ma scusa, ma che cosa stai facendo mentre peschiamo? Che sembri una raccoglitrice di riso. Allora, dovete sapere che mentre pescavo quella maledetta carpa, mi si è aperta la borsa di coso, mi sono perso tutti i fili. Non magari trovi una pepita d'oro. Sfida l'uomo retino. Oddio, grande fratello, non devi riarrotolare però. Che è successo? Era caduto. Vabbè, arrotola tutto, arrotola, bravo. Ho una sorpresa per te. Wafers! Ma veramente? Sì, sì! Sei un eroe! Come sono? Sono entrati? Bene! Non ho capito che cosa mi sta dicendo, signore, con quei wafferoni che le escono dalla bocca. Può ripetere per cortesia? Mi ha detto che gli serve il retino. Oppela! Vai, questa non è pure bruttina. Lo devo far arrivare dall'altra parte del lago o ce la fai? Mangiucchione. Eccola! Oh. Bella! Sì! Bella rotondetta questa, vero? Sì. Usa cioccolata, Stavo mangiando i wafferoni. Bellina?
più tondona. Sì, più carpa proprio. Comunque penso che se mi levo il cappello volo. Da è quanto vero, pesa, pesa eh? La forza di gravità di Giove, cioè col cappello qui. Del sole. O forse sì. E fra mille risate, le catture si susseguono una dopo l'altra. A volte con il retino, a volte direttamente senza. Ma... eccolo, eccolo! L'hai presa? L'ho presa. Ma quelle lì giù che si vedono. Sono le cime degli alberi. Sì, esatto. Ma tanto gambe sì, sono le piante stanno. Beh, abbiamo prese qualcuna. Abbiamo prese. Ma perché le spigole non mangiano così? Perché non sarebbe divertente, secondo me. È vero. Devono mangiare male una volta all'anno. Esatto. Dai, continuiamo. Comunque, secondo me, questo è il senso della pesca proprio. Col fratello qui, tranquilli. Facilissimo, senza voler sapere nulla di tecnico, immersi nell'acqua. E nella natura. E nella natura. E nel fangone. E con le cose strane che ti toccano. Non sai cos'è. Allora, fra tutte le cose, oggi veramente l'attrezzatura l'abbiamo devastata. In particolare gli ami, che abbiamo preso i rami, le carpone, tirate di forza di qua e di là, sono rimasti perfetti, non li abbiamo mai cambiati. Allora, sto usando la misura 8 a Boomy Hook. Però diciamo che la bustina c'è caduta in acqua insieme a tutta l'altra roba e quindi si è un pochino bagnata, quindi non vedrete. Attenzione che c'è. Aspetta, riprendilo in diretta. Corri. In diretta, no, troppo tardi. Il disappunto è tanto. Allora, un'altra cosa che ho maltrattato proprio a livelli osceni è il filo. Questo qui comunque mi è piaciuto. È uno 0,20, è un filo grande. Però cacchio, abbiamo tolto le carpe da dentro i rami, abbiamo tirate come i pazzi. Oh, alla fine sono uscite e non si è mai rotto, mai, proprio mai. Ma oggi l'attrezzatura è bravissima. Si vede che quando l'acqua è dolce è tutto più fa, non c'è il sale, che corrode, le scoglie, le spigono, i pesci buoni. Quando sono i pesci buoni tutto funziona. E dopo un'infinità di catture decidiamo di metterci in gioco con una garetta finale. Ultime tre carpe. Chi ne prende due vince. Ok, aspetta però. Vai. Sei pronto? Sono pronto. Via. No! Non è detto. E sorprendentemente il primo a pescarla è proprio Lorenzo. E lo aiuto anche con il retino. E subito dopo tocca a me, ma si slama la maledetta. Ma subito dopo me ne abbocca un'altra, però proprio mentre la recupero, Lorenzo prende la seconda carpa. No, no, ma no, bastardo, cazzo, no, dai. Corri, non so se sarebbe veloce ancora a metterlo nella nastro, sicuro. Sì, no, si è rotto il filo. Ah! Però è finita nella nastro. Veramente? Sì. No! E a sorpresa! A sorpresa! La gara la vince questo cornutazzo qui! Ho preso solo le ultime due. Ma porca miseria, ho preso 85 carpe. Poi quando ho detto la parola gara hanno deciso di non mangiarmi più. E poi la cosa bella che
avrebbe vinto chi la riusciva a mettere nella nastra. Quindi lui a slapare ci metteva 800 anni. Gli si è rotto il filo, è saltato la carpa, gli si è rotto il filo nella nastra. Quindi ha pure vinto. Era destino, Matteo, era destino, mi dispiace. Basta, usciamo, ci sta cacciando. Ho perso la vista, non vedo più niente. Ti sta boccata, tra l'altro. Vabbè, chi se ne... perché non ha più, non c'è più la gara. Sei un uomo distrutto. Sono un uomo morto. Com'è la testa, va bene? Adesso va molto meglio. Questa non è nostra, ma la raccogliamo uguale. Dai, questo è un bel posto. Bisogna lasciarlo pulito. Allora, facciamo uno. Ributtiamo? Via. Due, facciamo vedere quante sono lunghe. Quant'è questa qui? Piano, piano. 45. 45, non è la più grande, via. Ti do l'onore anche a te. Visto che ho vinto la gara, mi pare il mio. Già la miseria. Ci siamo divertiti, grazie. Re del lago. Questo è il re del lago, perché non... è la principessa del lago. Vai, vai, aspetta, piano. Facciamo l'ultimo rilascio degli ultimi. Vai, ciao. Blu, 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 blu. Via. Ti sei divertito? Da morire. Era tantissimo e non mi divertivo così. E non è semplice come sembra, Allora, e se c'è gente che ci si accampa per fare sta roba tutta la notte, vuol dire che è figo, no? E abbiamo fatto vedere una pesca, secondo me, alla portata di tutti. Ma è giusto così, bisogna divertirsi. Ma non è semplice? Assolutamente no, assolutamente no. Non fatevi tradire da quelli che sembrano arbusti, ma sono alberi. Sono la cima degli alberi. E gli alberi erano questi qui alle nostre spalle. Hanno dei rami intricatissimi, infatti. Ne ho perse diverse, Matteo no, è stato più bravo. Sì, perché vabbè, ma è questa che è la palestra, diciamo, dei pesca. Comunque, se vi è piaciuto il video, mettete un grandissimo like e vediamo se Lorenzo ci fa qualche super colonna sonora. Certo, la colonna sonora del vincitore. Ah, sei veramente un bastardo. Senza contare che comunque tutti gli ami li ho messi io, tutti i figli li ho fatti io, ho fatto pure le riprese mentre pescavamo. Questo è vero, ma comunque ho vinto io. E vabbè, ha vinto lui, vaffanculo a tutti quanti, andate a quel paese, ci vediamo al prossimo video, ciao!